al Napoli a dare il calcio d'inizio dell'incontro. Napoli che vedete schierato con il completo azzurro, che attaccherà dalla destra alla sinistra rispetto alla nostra postazione. Feldiaboli che risponde invece con il completo di casa rosso-blu: Pasculli, Boccao, Tuli, André Ferreira e Fornari, il quintetto della Feldi, Molitierno, Salas, Rubio, Cesaroni e Duarte. Si comincia al Pala d'Irseo, è cominciato il derby fra il Napoli e la Feldiaboli, e il Napoli a gestire il primo possesso con Salas, giocata di suola di Tuli, che poi imbuca per Boccao, tutto solo Boccao, la parata di Molitierno e poi André fa venire giù il Pala d'Irseo. La Feldiaboli è in vantaggio dopo due minuti di gioco con André Ferreira. Che David Marin ha chiamato il time out. Mancia calcio! Il pallone è sotto la traversa. Il Napoli trova il gol del pareggio al sesto minuto. 1-1. Il giro di mancia sul secondo palo. La palla di Ilovicic c'è per Salas. Buona idea. Ottima la copertura però di Boccao, che aveva capito tutto. Ancora Rubio a calciare. Spacca la traversa. Arriva Duarte. Così così. Poi ricicla ancora da Rubio, che ha tirato un missile sulla traversa. Su un altro recupero veloce del pallone del Napoli con Salas. Mancia! E Pasculli con una grande risposta. Poi Rubio di testa. E il pallone è sul fondo. Tuli. Tuli ancora dopo la giocata a due con Fornari, ma Molitierno fa un capolavoro. Fornari! Fornari! La Feldiaboli trova il vantaggio a 10 secondi dall'intervallo col quarto gol in campionato di Jader Fornari. Dopo palla Salas accelera il paraguayano. Rubio! Cristian Rubio, 1 minuto e 31 dall'avvio del secondo tempo. Il Napoli pareggia l'incontro 2-2 con la rete dello spagnolo Cristian Rubio. La lunga rincorsa di Duarte, che calcia direttamente in porta, trova il buco, Giapa Duarte, la ribalta il Napoli, 4:30 della ripresa, Giapa Duarte 3-2, sempre 3-2 per il Napoli, imbucata per Fornari che prova a girarsi, poi arriva Cosico, il dolcissimo tocco di sotto di José Antonio García González, 3-3, nuovo pareggio al Pala d'Irseo, dentro per Boccao, stavolta ruba palla mancia, che trova De Luca! Ritorna avanti il Napoli col suo capitano Massimo De Luca, 4-3. Ecco Tuli in area di rigore, l'azione per André, in qualche modo Fornari e poi De Luca sulla riga e poi Osico al volo di prima attenzione a botta sicura, il pallone fuori di un niente. Pedotti 25 secondi, scarta su De Luca, crea una superiorità, Pedotti buca, André traversa, Tuli di testa, alto di un niente. Suona la sirena al Pala d'Irseo, il Napoli vince il derby 3-4 e dall'esultanza degli azzurri è una vittoria che vale un capitale impressionante per il Napoli. Finisce 3-4 per la squadra di David Marin, Feldiaboli battuta nel derby e il primo successo del Napoli nel derby con la Feldiaboli.